indice glicemico, carico glicemico, deficit calorico e tante altre strategie o tecniche dietetiche. Nel breve periodo funziona tutto e questa è una cosa che sappiamo. Gli studi scientifici da decenni mettono a confronto varie tecniche dietetiche, ma soprattutto mettono a confronto i rapporti in percentuale tra macronutrienti, ovvero carboidrati, proteine e grassi. E a volte troviamo un miglior risultato in una tecnica, a volte in un'altra tecnica. A volte troviamo un miglior risultato facendo una dieta ad un tenore di carboidrati più alto, più basso, proteine più alto, più basso, più grassi, ma uno studio dimostra come variando le percentuali tra i macronutrienti e tenendo un deficit calorico, le persone, attenzione, possano perdere peso nella medesima maniera. C'è un ma. Nel breve periodo. Tutto funziona, poi nel lungo periodo, ovvero in questo caso 2 anni successivi, tenendo sempre monitorati, e dico che la stragrande maggioranza delle persone non dura più di qualche mese quando fa una dieta, riprende gran parte di quel peso, circa l'80% i regimi dietetici tendono appunto a recuperare, ammesso e concesso appunto che ci si riesca più di qualche mese. Quelli che tengono un po' di più, diciamo, il riaumento di peso sono quelli a base di grassi e proteine un po' più sfasati. A dire il vero, come scrivo anche nel mio ultimo libro, la perdita di peso è una cosa, mentre invece la perdita di grasso è una partita totalmente diversa. E già la parola perdita a me non è che piaccia tanto. Ma soprattutto il dimagrimento, come insegno da 22 anni nei miei ambulatori, dopo aver visto e visitato oltre 250.000 persone, secondo me la cosa molto importante è insegnare un metodo per sempre, a vita, non una dieta. Mangiare è una cosa che facciamo da quando siamo nati e lo faremo per sempre. Per questo sono per insegnare una serie di strategie facili, applicabili e pratiche senza nessun calcolo matematico alle persone. Devo dire che infatti anche in questo la letteratura scientifica, complicata per via del fatto che tenere monitorato qualitativamente delle popolazioni sul lungo periodo non è di certo una cosa semplice. A volte si ricorre a sondaggi, ma nessuno si ricorda cosa ha mangiato poco prima. Ma dimostra come la salute, e ripeto, la salute, sia frutto delle scelte qualitative che facciamo in termini di qualità del cibo, quindi magari anche carboidrati, la tipologia di carboidrati, proteine e grassi e la loro tipologia. Non abbiamo di certo problemi con gli alimenti che abbiamo mangiato per milioni di anni, come la carne, il pesce, le uova e anche la frutta e la verdura, che non sono di certo quelle che troviamo in questo momento. Centinaia di anni fa la frutta e la verdura erano totalmente diverse e oggi sono frutto di incroci da parte dell'uomo per renderle sempre più appetitose, sempre più vicino alle dipendenze dal sapore dolce che noi tutti abbiamo. E oltre tutto questo, certo, anche gli alimenti più moderni, quelli che ancora non comunicano molto bene con noi, col nostro genoma, come quelli che io vado a definire per praticità jolly, il pane, la pasta, le patate, la pizza, i gelati, i dolci, la mia amata piadina, che dobbiamo usare, ma dobbiamo relegare in relazione alla frequenza con la quale ce li possiamo permettere, quindi in relazione al nostro stato di salute, in relazione al rapporto della massa magra, in relazione alla nostra attività fisica, in relazione ai nostri carichi di lavoro, in relazione ai nostri obiettivi. Perché in questa maniera è tutto molto semplice. Ma soprattutto, se siamo qui oggi, è frutto di un'evoluzione fantastica che i nostri progenitori hanno condotto per milioni di anni. Esattamente 2,5 e nessuno, dico nessuno, ha mai pesato il cibo e fatto calcoli. Ho avuto bisogno di studi scientifici di confronto. Tutto questo casualmente è iniziato a essere necessario dal Novecento, da metà del Novecento in poi. La rivoluzione industriale alimentare sicuramente ha cambiato il nostro stile di vita, ma prima ci si è sempre gestiti in relazione a quello che si trovava, si cacciava e del quale ci si poteva nutrire. Oggi ovviamente il contesto è cambiato e dobbiamo imparare strategie, non fare diete. Questa è la verità.
mangiare e nutrirsi deve rimanere una cosa semplice, come lo è stata per milioni di anni dalla nostra evoluzione, e deve rimanerlo anche oggi, senza calcoli matematici, lontani da dipendenze e dettati da mix di ingredienti che poco c'entrano con quello che può nutrire le nostre cellule, che non possiamo chiamare cibo. E per trovare la salute, di certo la glicemia e l'insulina sono parametri fondamentali, soprattutto avere insulina alta quando nel sangue abbiamo anche tanti zuccheri o oli polinsaturi vegetali ci allontana da quello che è e sarà la nostra longevità sana. Oggi questo è chiaro a tutti ed è legato a quella che viene chiamata infiammazione silente. Se ti è piaciuto questo video, condividilo con i tuoi amici, lasciami un commento e mi raccomando, iscriviti al mio canale.